Allora, facevo una brevissima, come dire, Ah, di nuovo. introduzione a questa lezione. Allora, la lezione verte su una specifica, gruppo di, diciamo così, di funzioni incluse in Word, in particolare Word 365. Ma anche le più recenti versioni di Word, non soltanto la 365. In particolare, vediamo alcune funzioni legate alla collaborazione tra membri di uno stesso team su un medesimo file di Word. Cosa vuol dire questo? Vuol dire, poi vediamo anche nelle diverse forme, ma sostanzialmente vuol dire poter lavorare su uno stesso file e essere consapevoli quando viene rilasciato il file di quali modifiche sono state apportate da me piuttosto che da altri membri del team, o anche addirittura lavorare contemporaneamente sullo stesso file in modo che come dire, il file venga prodotto contestualmente da più persone. Ci sono alcuni aspetti poi che magari vediamo successivamente, ma il corso verte proprio su questa cosa qua, cioè il poter lavorare come fanno poi i professionisti su una particolare file insieme, in team, potendo poi alla fine del processo di lavoro poter rilasciare un file che sia condiviso da tutto il team. Questo è essenziale nel lavoro in team, insomma, perché si possa appunto lavorare. Lascio la parola a Tommaso con cui insomma lavoriamo e ti do anche l'host. Grazie mille Andrea, mi si sente? Sì. Sì, mi si sente. Bello, adesso posso anche zittirli tutti io. Benissimo. Allora, cominciamo un po' a vedere qualche piccolo aspetto relativo alla revisione. Allora, che cos'è la revisione? La revisione è quella capacità che ha Word di far sì che un documento non possa essere solo cancellato, quindi cancellate parole, cancellate lettere, frasi o quello che si vuole, ma che questo possa essere fatto non in modo definitivo, ma in modo provvisorio fino a che le modifiche non vengano accettate o rifiutate da qualcuno. Questo cosa vuol dire? Facciamo che io e Andrea stiamo lavorando su un documento, a me non piace una virgola che ho messo, che lui ha messo, o una parola. Io posso cancellare la parola, ma non viene cancellata dal documento, ma viene semplicemente revisionata, vale a dire che lui, quando io gli rimanderò il documento, vedrà che io ho applicato una correzione, ovvero che ho cancellato una parola e sarà la sua scelta se accettare o rifiutare la mia revisione, in modo che appunto si possa sapere esattamente chi ha fatto cosa all'interno del documento, chi ha usato, non lo so, tesi, chi ha fatto tesi, chi ha fatto elaborati per la scuola, per il lavoro, magari questa funzione l'ha usata, però appunto io ve la spiego come se voi non la conosceste. Andiamo allora a vedere innanzitutto che cosa, come si fa ad abilitare Domanda nel fatto mio del medico, che gli hanno fatto? Scusate. Tommaso, metti tutti in muto. Ah, ecco, sì. Spazio. Audio Non now posso più. moving. Zoom meeting ID 28631. Aspettate che c'è qualcuno in sala d'aspetto e lo devo ammettere. Carmelo Panzera, select pre-meeting. Ho fatto. Carmelo Panzera, select pre-meeting. Rosario Fusco, Ok. Ok, vi ho zittiti di nuovo tutti perché altrimenti. Pronti attivi, i partecipanti sono automaticamente chiusi, non puoi farlo via PC e 43 postati, si avvia automaticamente con Windows. Ok, perfetto. Scusate, erano stati tutti non zittiti per un momento e si è sentito un po' di caos. Pazienza. Allora, cominciamo un attimino a vedere che cosa sono queste revisioni e soprattutto come attivarle. Allora, io adesso vi condividerò il mio schermo, un attimino solo.
dopo le visioni e commenti messaggi da... Si sente Jos, Andrea? Sede operativa illegale, attenzione, costante assente rente, vai in robo. Passaggio sì, da un problema. Sì, sì, Tommy, si sente. Ok, ammetti le persone che stanno entrando. E devo diventare host. Sì. Vai. Passaggio da un corso, revisione, scale, dopo le visioni e commenti messaggi. Allora. Io sono in un documento, che attenzione, costante, Andrea ha attenzione, creato. Amministratore, corso revisione scaletta.docswall, method controls, method. Ok, perfetto. Allora, dobbiamo far sì che le revisioni intanto siano attivate. Come facciamo? Abbiamo qui un documento che si chiama comunicato stampa. Devi, scusami Tommaso, devi fare lo share del tuo... Si era fermato, scusami. Scusa. Se no, niente. Scusate, ci sono stati un po' di... Comunicato stampa.docswall. Comunicato ok, stampa. Adesso dovrebbe funzionare. Sì, sì, perfettamente. Più lento, più lento. Ok, ho rallentato per un pochino la sintesi, così è alla portata di tutti. Allora, innanzitutto dobbiamo vedere come attivare le revisioni. Per farlo, andiamo sul ribbon. Quindi nel ribbon si va con la con il tasto Alt. Ribbon superiore, ribbon, revisione scheda, Alt, virgola, R. Sono già sul revisione e ci sono già proprio perché l'ultima volta che ho usato Word ero su questo menu. Quindi vado con la freccia in basso. Revisione, strumenti di correzione, editor pulsante, ALT, virgola, R, adesso, virgola, T1. Con CTRL e le frecce mi sposterò al gruppo revisione. Ricordo che CTRL, freccia sinistra e CTRL, freccia destra, ci spostano tra i vari gruppi del ribbon, perché il ribbon, a differenza di un menu tradizionale, è diviso in gruppi. Quindi CTRL, freccia destra, mi sposterò fino a revisioni. Parlato, scusa, Tommaso, scusami, ti interrompo solo un secondo. Vai. Molti di voi... lo sanno già, io non lo so, spiego una volta per tutte cos'è un ribbon. Un ribbon è un menu che, a differenza della precedente costruzione grafica dei menu, ha due dimensioni. Quindi per ogni voce di primo livello del menu, ok, il ribbon apre una cartella che ha una dimensione sia in altezza che in larghezza. Quindi, partendo dal presupposto che non usiate la costruzione del menu vecchio diciamo layout virtuale di JAWS, ma navighiate tra le opzioni standard, diciamo così, quindi tra i ribbon, vi suggerisco di utilizzare il tab per spostarsi all'interno di un ribbon, perché in caso contrario potreste mancare una voce all'interno del ribbon, quindi perdervi una delle opzioni all'interno di un ribbon specifico. Chiuso, ti restituisco la parola. Vai tranquillo, anzi hai fatto bene a puntualizzare, proprio perché appunto nulla va dato per scontato. Adesso che sappiamo tutti che cos'è un ribbon, usiamo le frecce con il control, quindi control freccia destra, per raggiungere il gruppo revisioni. Menu, traduci sotto, commenti, nuovo, rilevamento, modifiche, revisioni, pulsante, combinato, ALT, virgola, R, virgola, H. Allora, rilevamento, modifiche, abbiamo revisioni. Abbiamo qui JAWS che ci dice che è un pulsante combinato. Questo cosa significa? Che è un pulsante che possiamo sia premere regolarmente, ma anche, diciamo, ha la possibilità di aprire un menu secondario. Quindi sono pulsanti che possono essere sia premuti, ma che allo stesso tempo nascondono sotto di sé un menu. Un menu che noi possiamo aprire utilizzando Alt freccia giù. Facciamolo subito. Alt freccia giù, menu, chiudo menu, revisioni attivato, CTRL, PMI, USC, punto, virgola, LT, virgola, R. Ctrl Shift E. Avete sentito, qui si possono attivare o disattivare le revisioni. È la stessa cosa, io vi ho mostrato il procedimento, diciamo, più lungo, però la stessa cosa la potete fare semplicemente premendo Ctrl Shift E. E di Apple. Adesso che abbiamo appurato che le revisioni sono state attivate, possiamo uscire di qua con Escape. Escape, ribbon superiore, revisione, rilevamento, modifiche. Escape di nuovo. Escape, chiudo menu, sto lasciando il ribbon, editazione. E siamo nel documento principale. Adesso noi andiamo a leggere un po' cosa succede. Andiamo all'inizio del documento, che per chi non lo sapesse si fa Ctrl
è il tasto Home, tasto inizio. Vuoto. Emergenza Covid-19, un gesto concreto per i povedenti e ciechi. Vision, scorretto, Deut offre gratuitamente, inserimento, una, termina inserimento, la licenza per, inserimento, lo, termina inserimento. Screen reader jobs, apice, registered, termina apice, e software ingrandente, scorretto, zoom text, apice, registered, termina apice. Avete sentito la prima riga, riascoltiamo la prima riga. Vision, scorretto, Deut offre gratuitamente, inserimento, una, termina inserimento, la licenza per, inserimento, lo, termina inserimento. Ecco, avete sentito che lui ha detto inserimento e termina inserimento. Questo cosa vuol dire? Che alcune parole sono state successivamente inserite e noi dobbiamo vedere se accettare o rifiutare la modifica. Come facciamo? Andiamo di parola in parola. Home, IV, scorretto, Deut, offre gratuitamente, inserimento, una, termina inserimento, la, ecco, inserimento, eccola una. Eccola qui la parola inserita. Lui dice, avete sentito, inserimento o termina inserimento. N, U, termina inserimento, inserimento, U, N, A, spazio, termina inserimento, in A. Ok, adesso facciamo finta che noi vogliamo accettare questo inserimento. Attenzione, Elisabetta Moncada, left, right, drop. Ci mettiamo qui e con Shift F10, che è il tasto del menu contestuale, apriamo il menu relativo a questa revisione, dal quale potremo accettarla o rifiutarla. Shift F10, menu taglia non disponibile, copia non, accetta inserimento e rifiuta inserimento R, revisione attivato R. Ecco, avete visto che possiamo accettare o rifiutare. Rifiuta, accetta inserimento e... Diamo invio qua. Chiudo menu, layout di stampa, editazione. E abbiamo accettato la modifica. Infatti, se rileggiamo la nostra riga, vediamo che lui non ci dirà più... non ci dirà più... Inserimento. Emervisione, scorretto, Deut offre gratuitamente una la licenza per inserimento, lo, termina inserimento. Abbiamo un'altra modifica, un lo. Inserimento L, o... Accettiamo anche questa. Shift F10. Otranto, Shift F10, menu, copia non disponibile, accetta inserimento e chiudo menu, editazione. Ecco fatta. Emervision, scorretto, Deut offre gratuitamente una la licenza per lo. Una dovevi eliminarlo, Andrea. Lo so, infatti non c'è. Hai fatto apposta così lo eliminavo io, ok. Sì. E allora facciamo proprio questo. Abbiamo una attenzione, e costante dobbiamo eliminare una. Come. Adesso io per andare un po' più di corsa Venezia. Andrò con il cursor router della barra Braille. A, N, U, N, A, spa, L, A, spa, okay, A, L, spazio. E eliminiamo una. A, N, U. Vediamo cosa è successo. Emergent, vision, scorretto, Deut offre gratuitamente, eliminazione, una, termina eliminazione, la licenza. Ecco, la licenza, sì, l'eliminazione è stata, diciamo così, salvata, non è stata attenzione, Enzo Reisenan. Attenzione, Enzo Reisenan. Noi se vogliamo farla, dobbiamo andare nel punto nel quale questa eliminazione è stata e, spazio, effettuata. Eliminazione, U, N, A. Ancora qui. Shift F10 ed andiamo a confermare la nostra eliminazione, cosa che ovviamente farebbe la persona che riceve il documento se noi lo stiamo revisionando, altrimenti non serve nulla. Copia, però io per farvelo vedere l'ho sia messo nel documento che poi confermata. Accetta eliminazione. Scusa, attenzione, attenzione, Tom, solo una precisazione. Attenzione. Allora, lo scopo delle revisioni è questo. Io scrivo un documento e lo invio per esempio a Tommaso per una revisione. Lui me lo rimanda indietro, ma se non usa lui le revisioni, se non abilita questa opzione, questa funzione di Word, nel momento in cui mi rinvia indietro il documento da lui revisionato, io non so, perché non lo vedo a schermo o con giorno, comunque non lo leggo, non ho un'idea di che cosa ha modificato Tommaso. E quindi non si tratta di lavorare su uno stesso documento, ma semplicemente, come dire, di accettare le sue modifiche senza esattamente sapere quali sono state, almeno di aprire anche il documento che io gli avevo inviato e andare a spulciarmi e confrontarmi ogni singola riga e capire qual è la differenza. Invece, con l'opzione revisioni, a me appare chiarissimo, subito e molto rapidamente, quali sono le proposte di modifiche che appunto mi manda Tommaso e posso molto rapidamente accettarle o rifiutarle. Nel momento in cui io le accetto o soprattutto le rifiuto e rimando indietro il documento a Tommaso, lui vede quali revisioni ho rifiutato e quindi, come dire, poi dopo apriremo un dibattito sul perché l'ho rifiutato o meno, ma comunque dal punto di vista, diciamo, procedurale, questo è molto corretto ed è molto giusto, perché così ognuno vede
ciò che lui ha portato al documento, se è stato accettato o rifiutato dal processo che deve poi portare ad avere un documento unico per tutto quanto. Ok. Allora, accettiamo questa eliminazione? Accetta, elimina, chiudo menu, live. Ok. Vediamo cosa è successo. Emergivision, scorretto, dev offre gratuitamente la licenza per lo. Eccolo qua. Screen reader, jazz, apice, registered, termina apice, e attenzione, due participants, rise and done. Eccolo qua. Attenzione, due abbiamo, abbiamo appurato, abbiamo sistemato questa frase. Quindi abbiamo accettato il la di Andrea, abbiamo eliminato noi una e abbiamo accettato la nostra eliminazione in modo che alla fine la frase sia solo offre la licenza, quindi senza una. Andiamo a vedere se ci sono domande o se Andrea vuole aggiungere qualcosa. Direi di dare spazio un pochino a chi ha alzato la mano o a chi ha scritto sì, messaggio. Ti prendo l'host e vai così do la voce a chi insomma vuole fare domande. Allora, Margherita e Carla, fate la vostra domanda. Pronto? Sì, certo. Voglio fare una domanda. Sì. Questo sistema si può usare quando uno deve fare un documento molto complesso, magari di 50 pagine, quindi utilizzare questo sistema sì, per non sì. perdere delle revisioni dei lavori che hai fatto prima, poi l'hai cambiato, certo. poi l'hai ricambiato? No, certo, Carlo, ciao, scusami. No. Sì, assolutamente sì, anzi... Direi che più è lungo il documento. Romeo Vanni Battista Toi Verione, quando ricevo un documento modificato, già si fa vedere subito le modifiche o devo comunque scorrerlo dall'inizio. È interessante, no? Perché se il documento è di poche righe, probabilmente le revisioni. Attenzione, Michela Marcato anche le FTM Editing. Si potrebbe anche ovviare perché leggendo un programma è facile lo stesso. Invece, se il documento è molto complesso e molto lungo, chiaramente è estremamente utile. Ma questo lo dico proprio per usare proprio Office in termini professionali. Cioè, se qualunque persona tra di voi utilizza Office, soprattutto a titolo professionale, è evidente che questa delle revisioni è una feature che deve conoscere. Perché in altro caso diventa davvero difficile, problematico collaborare su uno stesso, su uno stesso documento. Assolutamente sì, insomma. Ecco. Enzo, a te la parola. Enzo. Oh. Forse non riesce ad avere... Il microfono. Enzo? Io non... Sì. Ah, vai. Ecco. Vai. Ok, mi senti? Sì, perfettamente. Vai. Ok, io, la mia domanda è questa, ma io posso seguire sulla barra Braille il documento che state scorrendo voi? No. No, no. Scusami, no, questo è un limite di questo, di questo software, Zoom. Tommaso riesce a condividere a schermo, quindi visivamente si vede, e riesce a condividere la sintesi vocale di Jaws, ma non si riesce a condividere il documento realmente, quindi non si riesce nella sostanza a navigare all'interno del documento con Jaws. Questo no, onestamente no. Perfetto, grazie. No, lì sarebbe una cosa di controllo remoto che va al di là di quello che insomma noi facciamo. Sì. Ok, altre domande? Non ne vedo, ti lascio di nuovo. C'era Giovanni Battista. Ah, sì. Che mi chiedeva se Jaws gli legge le modifiche oppure no, e io gli dico a Giovanni Battista che era proprio quello di cui avrei parlato adesso. Sì. Scusami, ci sono nel frattempo altre domande. Allora, Alcini, vai. Massimo, Alcini? Atom. Scusami, ripeti dall'inizio perché non ti sentivamo. Scusami, Massimo. Mi è sfuggito il significato dei tasti Alt-Home. Alt-Home? No, Control-Home per andare all'inizio del documento. Sì. Control-Home, ecco, scusatemi. Ah, no, nessun Alt-Home qua. Correnti inutili. Control. Scusa. Francesca, a te la parola. Francesca,
Francesca? Senti. Molto bassa. Ah, non so come fare, aspetta, provo. Come ti scrivo? Mi senti meglio? Sì, adesso ti sentiamo. Vai. Pronto, meglio? Sì, meglio. Ti senti? Sì. Ok, scusate, la prima volta che questo microfono adesso vediamo se va. No, chiedevo questo, scusate, io lo uso tantissimo per lavoro le revisioni. Quando adesso ho fatto una prova, ma l'avevo già notato, leggo riga per riga, immagino che tu leggessi riga per riga, no? Quando facevi la prova. Mm-hmm. Io ho provato a cancellare una parola, il testo che mi viene letto, cioè viene letto ma non dice che, non legge la parola che è stata eliminata, mi legge solo la parola, cioè il testo com'è. Ah, ok. È giusto okay. Che sia così o c'è qualche no, setting che... Aspetta un secondo. Su Word, quando tu vai a fare la... attivare le revisioni, bisogna vedere se la tua impostazione è... mostra tutti i commenti, tutte le revisioni. In tal caso lui ti sa dire quale testo è stato eliminato e quale okay. testo è stato inserito, oppure se ti dice semplicemente revisione, è il testo che effettivamente è alla fine, vuol dire che è impostata l'opzione commenti semplici. Che cosa vuol dire? Che lui non okay. ti mostra tutte le eliminazioni o tutte le gli inserimenti, ma ti dice semplicemente guarda che qua è stato revisionato del testo, alla fine verrebbe così. Adesso io ti faccio vedere come andare a cambiare questa cosa. Sì, scusami, solo una cosa prima di lasciarti lost, Tommaso. Lo spiego per Francesca, scusami Francesca. Allora, questa è un'opzione di Word che adesso Tommaso ci fa vedere. Spiego, perché è giusto che lo sappiate se lavorate con qualcuno. Questa opzione di poter vedere appunto tutto o meno le revisioni altrui, quindi la parola cancellata, la parola modificata e così via, quindi non soltanto il risultato di una revisione, ma anche com'era il testo originale, è un'opzione che io tolgo o imposto all'interno di Word che anche visivamente mi fa vedere o meno alcune cose. Quindi ciò che legge Jaws e ciò anche che si vede a schermo. Lascio l'osta a... Scusami, tu volevo aggiungere una cosa. Vai. Con la riga no, ma se io mi muovevo parola per parola, allora me lo diceva, non so se è giusto, se è in congruenza con quello che stavi dicendo tu. Cioè parola per parola, la parola eliminata mi viene letta. Se invece la sento la riga intera con la freccia, allora no. È giusto? Deve essere così? Direi che possiamo provarlo. Aspetta, okay, grazie mille. Lascio a Tommaso la cosa, poi vediamo anche gli altri, le domande degli altri. Lascio a te l'host, Tommaso, così puoi farci sentire il tuo gioco. Sì. Okay. Ho trovato anche come fare la pausa e il resume dello share in modo immediato con un tasto rapido, quindi adesso sono un professionista. Allora, andiamo a vedere. Facciamo un'eliminazione giusto per farla. Emergenza Covid-19, un gesto concreto. Eliminiamo Covid. Vediamo se quello che ci dice Francesca corrisponde al vero. Andiamo a vedere. Vuoto. Emergenza, eliminazione, Covid, termina eliminazione 19. Ah, ecco, vedi, te lo legge lo stesso. Questo immagino che a Francesca non glielo faccia. Andiamo a vedere se effettivamente l'opzione è impostata correttamente. Per farlo andiamo al menu Revisioni, quindi Alt-R. Alt-R, ribbon superiore, ribbon, revisione scheda, Alt-R. Revisione, strumenti di correzione, editor pulsante, Alt-R. Controllo destra fino a raggiungere Revisioni. Parlato, LED, accessibili, menu, traduci, commenti, nuovo, rilevamento, modifiche, revisioni, pulsante, combinato, ALT, virgola, R. Rilevamento, modifiche si chiama, scusate, mi dimentico sempre. Visualizza per revisione, cannella, combinata, tutti i commenti, ALT, virgola, R, virgola. Qui noi dobbiamo avere selezionati tutti i commenti. Andiamo a vedere cosa succede se invece noi cambiamo a commenti semplici. Quindi, Alt, freccia giù. Alt, freccia giù, visualizza per revisione, casella, elenco, tutti i commenti, pulsante, selezionato. Commenti semplici, pulsante, selezionato. Chiudo menu, sto lasciando... Vuoto. Previsione emergenza meno 19. Un gesto concreto per i povedenti e ciechi. Ecco, lui me l'ha letto senza Covid che io ho eliminato, dicendomi solo che c'è stata una revisione. Va bene se io voglio... Questo va bene perché? Perché se io ho tantissime revisioni, magari anche di virgole, lettere, spazi tolti, spazi messi e via discorrendo, Jaws può farmi letteralmente andare di testa a dirmi
sempre inserimento, termina inserimento, eliminazione e via discorrendo. In questo modo io so che c'è stata una revisione, ma mi faccio un'idea di quello che è il documento finale. Poi quando voglio lavorare di fino, che voglio vedere cosa è stato messo, che cosa è stato tolto, cambio, faccio così. Alter, ribbon superiore, ribbon, previsione, strumenti di tesaurus, punto, conteggio, parlato, access, menu, traduci, commenti, nuovo commento, rilevamento, modifiche, revisione, pulsante, combinato, visualizza per revisione, casella, combinato, freccia giù, visualizza per revisione, casella, elenco, commenti semplici, tutti i commenti, pulsante, selezione, chiudo menu, sto lasciando il bond, editazione. Vuoto, emergenza, eliminazione, covid, termina, eliminazione, 19, un'altra cosa che voglio sottolineare è la possibilità da parte di JAWS di leggere le revisioni in due modi diversi. Attenzione, from Vincenzo Zoccano, Toi Verione, Tommy, non è chiaro il passaggio. Ah, ok, Enzo mi dice che non è chiaro il passaggio. Allora, il passaggio si fa così. Alt R per andare nel menu delle revisioni. Alt R, ribbon superiore, ribbon, revisione scheda, ALT, la scheda revisione, vado in giù con la freccia. Revisione, strumenti di correzione, editor pulsante, vado in tab fino a, contro il freccia destra, scusami, fino a raggiungere il gruppo rilevamento modifiche. Parlato, leggi, accessibilità, menu, traduci sotto, commenti, nuovo, rilevamento modifiche, okay. Revisione pulsante. Quindi quando sono arrivato al gruppo rilevamento modifiche con control destra, vado con il tab fino a sentire. Visualizza per revisione casella combinata, tutti i commenti. Da qui alt freccia in basso per aprire questa casella. Alt freccia giù, visualizza, nessun commento pulsante, mostra originale pulsante, commenti semplici pulsanti, tutti i commenti pulsanti. E da qui faccio la mia scelta. In questo caso io voglio tutti i commenti, commenti e do invio. Chiudo menu, attenzione, from Vincenzo Zoccano, Toi Verione, ok, grazie. Perfetto. Scusa Tommy, una domanda e una precisazione. La precisazione è, sento che dici Alt R per andare al menu di opzioni, al ribbon legato alle revisioni. In realtà, perché Microsoft, è soltanto una piccola aggiunta, perché Microsoft ha modificato il menu e ha messo i ribbon invece di lasciare il menu tradizionale, al di là del vendere licenze per il nuovo Office, che è il suo vero, come dire, titolo vincente, ma è anche perché aveva preso spunto dai programmi di grafica nell'utilità vera, effettivamente, dell'avere sempre a disposizione per chi utilizza il mouse, i tool inerenti a una certa operazione. Quindi i ribbon all'interno dei Office funzionano in questo modo. Una volta che tu sei andato a selezionare, come in questo caso, il ribbon revisione, tutte le volte che schiacci Alt sei già all'interno del ribbon revisione e non più all'interno del ribbon home, che è quello, diciamo, di default, selezionato di default. Basta, solo questo. La domanda invece è, per uno che usa il display Braille, le revisioni come vengono indicate? Per uno che usa il display Braille, scusami, per leggere, ovviamente. Allora. Attenzione, from Vincenzo Zoccano, Toi Verione, è vero, però digitando la combinazione è più sicuro. Ma certo, Vincenzo ha ragione, digitando la combinazione è più sicuro. Allora, le revisioni, per chi usa un display Braille, c'è una cosa che va detta. Se questo display Braille ha o no le celle di stato. Se non le ha, se tu stai leggendo un documento con revisione, vedrai semplicemente i puntini 7 ed 8 sulla parola che è stata revisionata, ma non sai quale revisione, non sai quale revisione effettivamente è stata apportata. Se invece si ha una barra Braille con le celle di stato, quindi come ad esempio le Focus prodotte da Freedom che io ho qui, allora avremo anche la possibilità di sapere se c'è stato un inserimento, se c'è stata una eliminazione o quant'altro, perché nella terza o quarta cella di stato, dipende da quante ne abbiamo, comparirà una I per un inserimento, una D per cancellazione, D che sta per l'inglese deletion, ed R che sta per revisione, se abbiamo la modalità dei commenti semplici, quella che vi dicevo prima, dove si vede solo il documento finale. Quindi D per cancellazione, I per inserimento. E in questo modo noi possiamo sapere anche qual è stato il tipo di revisione che è stato effettuato. Scusami, ti riprendo l'host per dare parola a Paolo.
Vai. Paolo, a te la parola. Paolo? Scusa, sono Angelo, non so se mi hai visto. Scusami, ho dato la parola, mi sembrava a Paolo. Ci siamo? No. Vai, non lo so, insomma. Mi senti? Sì, Paolo, sì. Ah, no, vai. No, perché forse ero uscito dalla finestra. No, forse perché mi è cascato il microfono sulla... No, io ecco la finestra, mizzica. No, mi è cascato il microfono sulla tastiera, mi ha sballato tutto il discorso. Okay. No, comunque no, volevo capire questo, per capire una cosa. Ma allora, se per capire se ho capito, sì, questo discorso delle visioni, dato che per esempio io non condivido con nessuno ora per il momento, ma se io domani ho per capire, se io domani ho un documento mio, no, e voglio vedere quello che ho fatto o non ho fatto, posso usare sempre questa funzione, giusto? E poi, però devo accettarla su me stesso, giusto? Sì, esattamente. No. Stavo pensando alla stessa cosa. Sì, esattamente come dici tu. Cioè, se tu non condividi con nessuno il documento, è evidente altrettanto che le revisioni te le accetti, te le rifiuti tu da solo. Può avere comunque un senso, se stai scrivendo, non sono uno scrittore né un autore, quindi... così sto inventando, sì. Se stai scrivendo un documento magari importante perché devi mandarlo, non lo so, a un tuo editore perché sei uno scrittore e così via, le revisioni può avere un senso per vedere se una frase la preferivi come l'ha strutturata prima o come l'hai dopo revisionata. Sì, no, perché poi tanto però poi domani, sì. No, ma dicevo, le revisioni, quando io poi lo mando via, per esempio, lo manda un altro il documento, io devo tenere attiva, se ho capito bene prima, perché mi sembra di aver capito, devo tenere attivate le revisioni sul mio, com'è che ho capito prima, com'è che è stato detto? No, allora, tu per vedere e poter apportare delle revisioni devi avere l'opzione revisioni attivata. Se tu o un altro ricevono un documento con delle revisioni, lui, anche se non ha l'opzione revisione attivata, vede graficamente, è come se a lato di una frase o di una riga, meglio, dove c'è una revisione, ci fosse, compare una barretta verticale. Sì. E lì lui sa che c'è, cioè, comunque, diciamo che visivamente percepisce che c'è qualcosa di strano. Se non ha le revisioni attive, non saprà che cacchio farne. Diciamo, quindi non c'entra niente se io quando glielo mando dopo, io tengo... cioè, se quando glielo ho mandato via, glielo ho mandato a lui, avevo le revisioni attivate oppure no? No, no, perché in realtà è un'opzione in locale, su Word in locale, che non segue il documento. No, era per, perché poi, vabbè, tanto le prove le fo tutte domani, mi ci diverto domani, insomma, ecco. No, è utile. Va bene, grazie. Niente, allora, Leonardo, a te la parola. Leonardo, eccomi, vai. Buonasera a tutti. Un'informazione che mi sono un attimo perso. Quando si va a... appunto ad accettare una revisione, quindi si vuole cancellare appunto la parola precedente, la si cancella banalmente col backspace normale o è necessario fare un'altra procedura? Sì, backspace normale, e dopo tu guardi l'eliminazione, ti dirà eliminazione, dopo allora tu con shift F10 accetti o chi deve farlo, insomma, accetterà o rifiuterà. Comunque tutto viene fatto come se stessi operando direttamente sul documento. Cance, backspace, scrivi lettere, togli lettere, normalmente. E lui lo interpreterà tutto come revisione. Grazie. Ecco, quello che ti consiglio di fare è di cancellare parole intere o comunque non troppe lettere, perché sennò lui ogni azione che tu fai, cancelli una lettera, poi metti uno spazio, ognuna è una singola revisione. Jaws comincia a delirare. Se vede 200 miliardi di revisioni di piccolissime cose. Sì, questo in realtà è un problema, oltre per gli utenti di Jaws, è un problema anche per chi, utilizzando o meno Jaws, deve confermarti o annullarti una tua revisione, dovrà approvarti ogni singola cancellazione, che è un po', secondo me, è una stupidaggine da parte di quelli di Office, insomma, secondo me, poi dopo, perché... Angelo, a te la parola.
Angelo, Angelo, non riesco a darti la parola. Alt A per riprendere la voce, Angelo, se vuoi fare una domanda. Un mute audio. Allora, mi sentite? Sì, perfettamente, Angelo. Dunque, volevo sapere, se un documento lo stiamo elaborando in gruppo, sì, posso conoscere chi ha effettuato le varie modifiche, chi ha revisionato? Allora, sulle revisioni... Sulle revisioni sì, ma non so dove... Sì, no, scusami, sì, ti dice... non so se hai modo di farlo sentire, Tommaso. Più oltre c'è un'altra revisione e c'è assolutamente c'è scritto che è stata una revisione fatta da Andrea Maglio. Sì, però per farlo bisogna usare un altro comando che stavo appunto per spiegare. Sì. Ah, ok, va bene. Quindi, non bruciatemi i tempi che sennò... grazie. Anzi, dai, lasciamo la parola a Tommy, vai. Sì, ringrazio anche chi ha detto non entrate 200 volte in conferenza perché sennò mentre sto condividendo lo schermo è un problema. Esatto. Giovanni giustamente dice che l'ha fatto per cose di sostanza, non per cosine di ortografia, altrimenti diventa davvero complicato poi. Allora, andiamo a vedere la nostra ulteriore revisione di Andrea Maglio. Riprendo la condivisione dello schermo. Corso revisione scaletta punto corso sì. Comunicazione punto perfetto. Vuoto. Andiamo allora, per fare per andare a vedere la revisione successiva, noi potremmo leggere riga per riga come abbiamo fatto prima. Ma come qualcuno mi ha chiesto prima, mi ricordo che era Giovan Battista, mi pare, è molto scomodo andarsi a sentire tutto il documento riga per riga finché non troviamo tutte le revisioni, anche perché magari ce ne scappa qualcuna. Non sarebbe più comodo invece se potessimo direttamente saltare da una revisione all'altra? La risposta è assolutamente sì. Attenzione Elena, Brescacina, left. Per farlo usiamo quelli che vengono chiamati tasti di navigazione veloce, che sono gli stessi di fatto che si usano anche nel web per navigare rapidamente all'interno della pagina. Ovviamente in Word di default sono disattivati, non è come in Internet che in modo predefinito noi li possiamo già usare. In Word li dobbiamo prima abilitare. Come facciamo? Insert Z. Guarda caso, Insert Z è la stessa combinazione che poi si usa per accendere o spegnere il cursore virtuale, in Chrome o in Firefox o dove volete voi. Quindi Insert Z. Tasti veloci attivati. Ecco qui che... Adesso noi, se premiamo R per revisione, andiamo alla prossima revisione nel documento. Vediamo un po'. Attenzione, Leonardo M. Aslef. Covid, emergenza, eliminazione, Covid, termina eliminazione, 19, un gesto concreto per i povedenti e ciechi. Ecco. Lui ci dirà esattamente, non solo che è stata fatta un'eliminazione, ma ci ripeterà la frase in modo da un po' farci capire qual è il contesto in cui la parola appare, la parola eliminata. Il nostro cursore è già posizionato sul nostro cambiamento, pronto per essere accettato o rifiutato. Infatti facciamo Shift F10. Shift F10, menu, taglia, non copia, non accetta, eliminazione, rifiuta, eliminazione, R, escape, possiamo menu. Già operare su questa eliminazione. Ricordiamoci che quando usciamo da un menu contestuale bisogna riattivare i tasti veloci, quindi Insert Z. Tasti veloci attivati. E poi di nuovo R. Vuoto. Della durata di 90 giorni, Vision, scorretto, Deut in collaborazione con Freedom Scientific, azienda leader del settore dei prodotti per i povedenti e ciechi, offre una licenza gratuita, eliminazione, della durata di 90 giorni, inserimento... Ecco, qui è stata tolta della durata di 90 giorni e noi possiamo accettare e rifiutare. Prossima revisione. Con scadenza il 24 di giugno, Vision, scorretto, Deut in collaborazione con Freedom Scientific... Prima lui dice la parola, diciamo, o la frase interessata, e dopo ci legge la frase in cui appare. Facciamo invece che noi... Non vogliamo scorrere il documento, ma vogliamo la lista di tutte le revisioni che sono state fatte. Quindi la vogliamo in un elenco, in una casella di elenco che possiamo scorrere con le frecce. Possiamo fare anche questo. Per farlo facciamo Shift, tasto JAWS, quindi per chi è Insert e Insert, e per chi è blocco maiuscolo e blocco maiuscolo, Shift, Insert, R di revisione. Revisioni finestra di dialogo, list una visualizzazione ad elenco, 2020 insert text Andrea Maglio Mar, app 07, 20.
Ecco, come sentite, i messaggi di questa cosa qui sono in inglese, quindi inserted text e deleted text. Non so perché ci devo guardare. 2020 a forma facente parte del gruppo Vistero Inserted Text Andrea Amaglio Mar, app 0720. Ecco, avete sentito che con questa particolare modalità, quindi con la lista, lui dice anche l'autore di chi ha fatto la revisione. 2020 ha formattato, non apice barra pedice Andrea Amaglio Mar, facente parte del gruppo Vispero Inserted Text Andrea Amaglio Mar. Ok, facente parte del gruppo Vispero, se noi vogliamo andare qui a questa revisione, diamo invio. Inserimento 2, 2020, layout di stampa, editazione, inserimento di giugno. Dove lui, e siamo già dove lui ha fatto questa revisione. Quindi il cursore verrà automaticamente spostato dove compare quella revisione. Ricapitolando. Per andare di revisione in revisione con i tasti veloci si fa Insert Z e poi RRR o Shift R se vogliamo tornare indietro. Se invece vogliamo tutte le revisioni in un bel elenco da scorrere facciamo Insert Shift R. Domande? Allora non vedo... Ah sì, allora aspetta che mi riprendo. Mi fermo lo share? No? Allora, Daniele, a te la parola. Mi sentite? Sì, perfettamente. Bene, buongiorno a tutti. Ciao. È ipotizzabile inserire dei suoni anziché avere la voce di Joss che ripetutamente dice variazione, accelerazione, eccetera. Due o tre suoni che identifichino durante la lettura il tipo di revisione. Tu c'eri alla scorsa lezione, Daniele? No. Ah, ecco. Conosci una cosina che si chiama schemi di sintesi suoni? Ah, ho capito, so che dovevate parlarne. Quindi è sufficiente inserire quelli, attivare quello. Tu fai un bello schema dove gli dici che per l'attributo inserimento riproduca un suono che decidi tu e per l'attributo eliminazione riproduca un altro suono. Perfetto. Ti faccio subito sentire cosa ho fatto io. Sì, ottimo. Grazie intanto. Corso revisione scaletta, corso revisione. Magari se abbiamo un minuto di tempo vi faccio vedere anche come si creano. Però io mi sono fatto uno schema che adesso andrò a mettere, che si chiama proprio revisioni. Con... Selezione, rientro il tappo colori. L'avevo eliminato perché volevo farvelo vedere come si creava. Vabbè, dopo ve lo faccio e allora lo vediamo. Comunque sì, si può mettere un suono per gli inserimenti e un suono per le eliminazioni. Dopo ve lo mostro perché appunto in vista di questo corso avevo cancellato lo schema per poi rifarlo. Non ci sono altre domande, Tommy, vai pure. Ok. Allora, un'altra cosa che è importante sapere è che non esistono solo le revisioni, ma ci sono anche i commenti. I commenti servono per non cambiare del testo, metterlo, eliminarlo o quello che vogliamo, ma per dire, diciamo, per fare appunto dei commenti su una specifica parte del testo che ad esempio ci interessa dire, che ne so, non mi piace questa frase, potremmo fare un commento del genere, oppure non è chiaro. Insomma, varie cose che noi vogliamo mettere a margine del testo e che vogliamo che la persona che rilegga il documento sappia su alcune parti del nostro documento. I commenti, come le revisioni, possono essere anche loro scorsi attraverso la navigazione veloce di JAWS, in modo che non serva stare a trovarli leggendo riga per riga. Per dimostrare la cosa, direi che vado di nuovo a inizio documento. Vuoto. Si sente? Sì. Sì, sì. Ok. Insert Z come prima per attivare i tasti veloci. Tasti veloci attivati. Adesso invece di R per revisioni premerò N. Come dobbiamo aggiornare la data d'oggi di Andrea Amaglio? Eccolo qui il primo commento. A differenza della revisione, non chiedetemi perché, attenzione, from Giovanni... non legge il testo in cui è stato fatto il commento, non lo so perché, ma dobbiamo noi leggere il testo con il tasto di riga, ad esempio. Milano ha un commento 18 marzo 2020, termina un commento in queste settimane sono... Ecco, la data, il commento si riferisce alla data che alla data del 18 marzo e Andrea dice dobbiamo modificare la data perché ovviamente oggi è aprile.
Nel display Braille, se avete una Focus, comparirà una C di commento. Quando voi mettete il cursore sul testo commentato, ci sarà una C ad indicarvi che qua c'è un commento. Adesso noi, col solito menu contestuale, possiamo... attenzione, from Andrea a Mario Toi Verione, la funzione... Possiamo andare a fare Shift F10 per vedere di cosa fare di questo commento. Shift F9, menu taglia non scusate, ho sbagliato. Escape, chiudo. Shift F10, menu taglia non disponibile L. Si appare il solito menu contestuale, ma sentite. Copia non disponibile C. Modifica commento M. Rispondi a commento R. Elimina commento E. Rispondi a commento R. Facciamo che voglio rispondere al commento. Facciamo che voglio rispondere al commento per dire che ne so. Chiudo menu, riquadro commenti. Ecco, qui ci viene aperto il riquadro dove noi rispondiamo al commento. Purtroppo, per un problema di Office, qui non ci verrà letto nulla, quindi noi dobbiamo stare molto attenti a quello che scriviamo perché non abbiamo modo di, non abbiamo modo purtroppo di sapere cosa stiamo scrivendo. È un problema Microsoft noto, è stato segnalato e speriamo che si adoperino presto per risolverlo. Allora, dobbiamo modificare la data, io vorrei rispondergli non... No, mi va. Giusto così. Ora che abbiamo finito, diamo escape. Va, escape, al commento 18 marzo 2000. Sentiamo cosa succede. Vuoto. Tasti veloci, insert Z. Tasti veloci End. Attivati. Comment, dobbiamo aggiornare la data ad oggi di Andrea Mario Repli, non mi va di Tommaso Nonis. Ecco, reply, avete sentito il solito discorso dei messaggi in inglese, ma lui mi ha letto anche la risposta del commento. A questo punto, siccome il commento... Scusa Tommy, una piccola precisazione per i più. Il commento e la risposta a un commento non va in alcun modo ad intaccare il documento. Mi spiego meglio. In questo caso, per esempio, il mio commento riguardava la data riportata. Il documento era questo nostro... comunicato stampa ed era datato 18 marzo 2020. Ho evidenziato la scritta 18 marzo 2020, ho aggiunto, evidenziando questo testo, dobbiamo aggiornare la data ad oggi. Naturalmente non ha senso, ma è soltanto per allo scopo del corso. Ecco, questo commento appare su una ampia colonna laterale a destra, e dovete pensare a un layout tipo chat, quindi si vede il mio commento e sotto in questo momento la risposta a quel mio commento di Tommaso. Quindi il testo è rimasto 18 marzo 2020, ma a lato, per colui che deve scrivere e completare questo documento, diciamo così, legge il mio commento, legge la risposta eventuale di Tommaso o di chiunque altro, insomma, e prende la sua decisione su cosa fare di quella parte di testo che è stata commentata. Quella parte di testo, quel paragrafo, quella voce, insomma, di qualunque cosa. Chiede Francesca è sfuggita come si fa a rispondere a un commento. Tommy, se puoi farlo rivedere, poi diamo la parola a Carlo che ha fatto una domanda. Allora, tu ti metti, aspetta che ti rimetto lo share. Corso revisione scalette Zoom, posta in arrivo documents, skip corso revisioni, posta in arrivo meeting controls, comunicato stampa.docs word. Ok, scusate. Torno al mio commento, quindi tasti veloci attiva. N. Come dobbiamo aggiornare la data ad oggi di Andrea? Adesso io qua faccio Shift F10, come quando accetto o rifiuto le revisioni. Shift F10, menu, taglia, copia, non modifica, rispondi a commento R. E una delle voci è rispondi a un commento. E io qui posso rispondere al commento. È preciso che non tutti potrebbero avere questa cosa direttamente nel loro Office, perché questa cosa di fare direttamente Shift F10 e rispondere o eliminare è stata introdotta di recente. Se non la doveste avere, dovete fare così. Vi dovete mettere nel ribbon, quindi Alt R per revisioni. Alt R, ribbon superiore, ribbon, revisione scheda. Andare sulla scheda commenti con contro le frecce. Chiudo menu, scheda, file, pulsante, barra, ribbon superiore, revisione, pallato, le accessibili, menu, traduci, commenti, nuovo commento, pulsante, alt, virgola, R.
Elimina pulsante. Precedente pulsante. Successivo pulsante. E premere successivo. Spazio. Chiudo menu. Sto lasciando il buon riquadro commenti. Editazione. Qui dobbiamo aggiornare la data. Oh, dobbiamo. Vi apparirà il famoso riquadro in cui appunto potrete fare la stessa cosa. In questo caso fate di nuovo Shift F10 e potete rispondere. Quindi, se avete la nuovissima versione di Office, potete direttamente dal corpo del testo, quando siete sul testo commentato, Shift F10 rispondi. Altrimenti dovete andare nel menu, fare commento successivo, vi si apre e allora lì potete fare rispondi. Dipende appunto da che Office avete, mi auguro che presto o tardi tutti potranno direttamente dal corpo del testo fare la modifica. O sì, rispondere. È molto comodo. Carlo, a te la parola. Mi senti? Sì. No, io volevo solo chiedere una cosa. Dove possiamo trovare tutte queste informazioni? C'è un layout dove ci sono tutti questi incroci di tasti? Perché qualcuno se li perde, se non li puoi fare subito domani? Allora, sì, c'è... sicuramente è una parola grossa, diciamo che ci sarà da domani la registrazione di tutto questo nostro incontro. In più c'è una bella pagina fatta molto bene da Microsoft di tutti i comandi divisi per, diciamo così, argomento. Ve la giro, adesso la cerco e ve la giro per chat. Grazie, perché anche quello di settimana scorsa. Paolo Tomasi, poi Verione, si va in inglese. No, c'è anche in italiano, Paolo. Attenzione, Giuseppe Lanzillo ha sulle interessava anche quello di settimana Tomasi, scorsa, Verione, perché, va bene. Perché il corso serve perché tu intuisci quello che puoi fare. Sì. Poi però non ti puoi ricordare a memoria tutti i tasti se certo. Non li usi. Certo. E quindi quando magari certe cose le uso ogni tanto, se tu poi hai la tua pagina, ti fai il tuo file preciso, quando ti serve lo vai a trovare. Sì, c'è queste pagine di Microsoft, devo dire che sono fatte molto bene e sono divise anche per software. Quindi c'è la pagina dedicata a Outlook, la pagina dedicata a Excel, la pagina dedicata a Word, a PowerPoint, con tutti i comandi loro, che non sono quelli di Jose. Attenzione Carlo, scusami, non sono quelli di Jose. Sono quelli... Sì, ma sono quelli che tu dopo devi andare a prendere. Sì, in parte sì. Sì, in parte certo. Poi dopo... Sì, sì. Ok, grazie. Sì, certo. La parola a Elisa. Vai Elisa. Mi sentite? Sì. Perfetto. Allora, volevo chiedere conferma, se ho capito bene, a Tommaso. Quando tu rispondi ad un commento, poi per confermare la tua risposta hai fatto ESC, giusto? Mm-hmm. Non invio. Perfetto. No. Perché invio nella mia... metto una riga nuova. Ecco, perfetto. E la seconda domanda, quando ti legge un commento, nell'ipotesi che magari il commento non sia nella tua lingua, perché a volte quando fai i corsi di inglese gli insegnanti te li mettono magari in inglese, tipo, no? Sì. Può risultare comodo... Io faccio i corsi di inglese, quindi lo so bene. Ecco, leggere parola per parola il commento, perché magari c'è dentro qualche parola che non conosci e non sono stata capace di muovermi parola per parola all'interno del commento. Grazie. Allora, questo sarebbe stato... Oggi mi fate tutte le domande su quello di cui andrò a parlare dopo, quindi veramente perfetto. Mi state guidando aspetto, in modo... Allora. Grazie mille. Allora, per fare questa cosa, c'è una particolare opzione che permette ai commenti di essere visualizzati in un modo molto simile a come si visualizzano le pagine internet, ovvero nel cosiddetto documento virtuale. Noi possiamo avere un bel documento virtuale con tutte le revisioni o i commenti, e in modo che poi ce li leggiamo carattere per carattere, parola per parola, come vogliamo noi. Andiamo un po' a vedere. 22,97 centitab. Ti ho dato lo share? Sì. Si sente? Sì. Si sente? Ok. Dobbiamo. Allora, escape. Usciamo da questo commento. Vuoto. Allora, per andare a fare questa cosa, premeremo il tasto di Windows, quindi quello che si usa per andare nello start, e la O accentata.
Elementi da mostrare nel visualizzatore virtuale, finestra di dialogo, list, una visualizzazione ad elenco, commenti, 1 di 4. Eccoci qua, possiamo scegliere se mostrare i commenti, note a piedi pagina, note a piedi pagina, note di chiusura, note di chiusura, quindi per la fine del testo, revisioni, o le revisioni. Proviamo con i commenti e le revisioni perché non abbiamo altro, però. Commenti. Invio. Ci sono 4 commenti in questo documento, editazione. E abbiamo un bel testo semplice, virtuale, con tutti i nostri commenti. Andiamo un po' a ascoltare cosa ci dice. Vuoto. Link 1, dobbiamo aggiornare la data d'oggi. Andrea Amaglio Mar, app 0720. Link 2, rispondi. Non mi va Tommaso Nonis Mar, app 0... Scusa, risposta un po'. Link 3, insormontabile, non mi piace. Cosa ne per link 4, secondo te dobbiamo specificare con quale software è compatibile. Andrea Amaglio Mar, app nome, spazio, spazio, S-E-C-O-N-D-O, spazio T-E. Carattere per carattere. Dobbiamo specificare con quali software. Risposta Elisa? Sì. Perfetto. Scusami, ma da qui chiaramente però non è possibile ritornare sul punto esatto di quel singolo commento che sto leggendo. Funziona anche in UC. E invece sì. Link, hai sentito sì. Che qua ti dice link? Link è insormontabile, non mi piace. Cosa ne pensi, Andrea? Invio. Fatto. Ecco, un commento. Perfetto, insormontabile. Grazie. Allora, ho visto la tua domanda, Rossana. Un attimo, do la parola a Fabrizio che aveva alzato la mano da un po'. Vai, Fabrizio. Ok, ciao, buonasera a tutti. Ciao. Due domande, visto che oggi ti facciamo impazzire, torno un attimo indietro sulle revisioni. Allora, la prima, se vuoi farlo dopo, non c'è problema. A un certo punto, quando stavi mostrando un'eliminazione, la tua sintesi diceva una cosa del tipo elimina della durata di inserimento. Sostanzialmente sembrava come che ci fosse un inserimento dentro un'eliminazione. Volevo capire se era così oppure no, eccetera, eccetera. Però lo possiamo fare dopo. Allora, ti rispondo subito. Vai. Lì succedeva che praticamente abbiamo cambiato della durata di e abbiamo messo di. Quindi lui leggeva della durata di eliminato e di inserito, in modo che il risultato finale era di 90 giorni. Ok, quindi solitamente però legge sempre inizio e fine, questa è la... Sì, sì. Ok, perfetto. E l'altra domanda, supponiamo che mi arrivi un documento con delle revisioni, ma io voglio completamente ignorare questo fatto e voglio leggerne soltanto la versione finale, perché sembrerà incredibile, ma io ho dei colleghi che lavorano con le revisioni pur non sapendo di farlo. Quindi arrivo tipico, delle robe... Tipico, robe a caso, sì. E, ti volevo chiedere se c'è un'opzione di JAWS che ci consente di ignorare tutto questo e di leggerlo liscio. E grazie. Beh, togli le revisioni in Word, Ctrl-Shift-E e hai risolto, perché a quel punto non te le legge più. Ok, quindi si elimina la modalità di Word. Sì, esatto. Ok, perfetto. Fammi controllare una roba. Al commento insormontabile. Impostazioni rapide, Word, finestra di dialogo. Ho fatto insert V per andare in impostazioni rapide e vorrei capire se c'era... Adesso sono nel campo di ricerca, scrivo rev. E andiamo a vedere se... Rev. Un risultato di ricerca, casella, elenco. Revisioni, leggi il tipo. Opzioni di editazione. Abbiamo, leggi il tipo. Spazio, leggi il tipo più conteggio. Leggi il tipo e il conteggio, che ce ne legge anche quante ce ne sono nella nostra riga. Spazio, disattivato. Disattivato, quindi lo puoi anche fare da JAWS. Se tu disattivi qua, anche se ci sono e sono in Word attivate, lui non te le dice più. Spazio, leggi. Okay. Quindi lo Perfetto. Puoi fare sia da Word che proprio da JAWS stesso. Ok, grazie. Rossana chiedeva una cosa... Okay. Interessante e complicato allo stesso tempo, cioè se queste stesse cose funzionassero in Excel. Allora, in Excel le revisioni, puramente revisioni, non ci sono. Ci sono invece i commenti. Sui commenti dovrei vedere bene. Probabilmente sì, funzionano allo stesso modo, da un programma all'altro, però dovrei guardarci. Però dovrei sto guardando adesso per poterti rispondere, perché io so che l'Excel, cioè io so che i commenti li legge sicuro. Sì. Non so se si possono però virtual viewer, secondo virtualizzare. Secondo me è funziona allo stesso modo, però non lo so. Devo guardarci, Rossana. Per virtualizzare il documento era il tasto Windows e la O.
Windows o ho accentata. Ho accentata, scusami Barbara, scusami. Sì, ho accentata. Vediamo dei commenti in Excel. Intanto do la parola a Carlo. Carlo, se vuoi fare una domanda, vai. Pronto? Sì, vai. In PowerPoint funziona, no? No. Complichiamo se rispondo io, no. Ma guarda, un PowerPoint adesso come adesso non ti consiglio di usarlo fino a una prossima release di JAWS, perché c'è un bug terribile che... Infatti è vero, hai ragione, perché è incasinato. Sì, proprio PowerPoint allo stato attuale è un po' problematico. Ok, grazie. Comunque per Rossana ci sono due possibilità. Tu puoi elencare le celle con i commenti, quindi ti fa una lista di celle con commenti, e puoi leggere il commento alla cella attuale, ma non li puoi virtualizzare. Quello lo puoi fare solo in Word. Ah, non c'è il comando per la virtualizzazione. No. Ok. Poi non so se tramite uno script, magari uno copia la funzione, ha risolto, non ho un'idea. No, no, però di default non si può provare. Ok. Ok. No. Però appunto non mi sorprenderebbe se non si potesse fare un piccolo script che te lo fa. No, no, certo. Per tutti, attivare e disattivare la visualizzazione in Word delle revisioni per averle o non averle, Tommy, qual è il comando? Ctrl Shift E. Ok, oppure ovviamente attraverso il pulsante incluso nel ribbon che si chiama revisioni. Esattamente. Il pulsante che si chiama revisioni all'interno del ribbon omonimo, quindi assolutamente non date spazio ma alt freccia giù, perché è un pulsante combinato, se date spazio non va, dovete abilitare il menu, quindi alt freccia giù. Sì. Procedi, scusami. Audio setting, cartello comunicato stampa.doc, ecco con la loro audio. Pronto? Start mi video, audio set, mute, attenzione. Mi senti? Io sì, Tommy. Sto ancora condividendo lo schermo? Sì. Ah, ok. Lo metto un attimo in pausa. Vediamo un po'. Io direi che abbiamo parlato quasi di tutto. Ah, scusami, fa una domanda, Giovanni. Attivare o disattivare i commenti. Non so se c'è la possibilità di disattivare i commenti. No, i commenti non vi... Cioè, ci sono sempre... Cioè, allora, so per certo che sono comunque sempre presenti a schermo. Non credo che ci sia nella possibilità di JAWS di evitarti il fatto di leggerli. Non credo. Non credo. Onestamente non credo. Se c'è, non la conosco. Certamente, allora, se c'è un commento a schermo, resta visibile e non puoi toglierlo. Allora, per, diciamo così, per concludere un pochino quella che è la mia carrellata personale, per poi passare alla collaborazione, a cui darò la parola magari ad Andrea per guidare un pochino la discussione, ma per l'ultima cosa vorrei, diciamo, mostrarvi una piccola cosa che esula un po' da quello che è il contesto revisioni, però che secondo me, a mio parere, quando si tratta di collaborare con più persone, può essere davvero utile per evitare tutti quegli spazi di troppo, tutte quelle piccole cose che anche per chi vede un documento a video, attraverso la vista, sono un po' brutte da vedere. Come facciamo? JAWS ci dà una piccola utility che si chiama analizzatore del testo. Andrea, quando lo scoprì, ne fu molto entusiasta, mi ricordo che... Sì, è vero. Cosa succede? Allora, l'analizzatore del testo è una piccola utility che ci aiuta a togliere via dai nostri documenti tutte quelle piccole imprecisioni che con la voce basta, quindi con la sola voce, possono essere spesso mancate. Cosa intendo? Intendo doppi spazi, intendo virgolette aperte e non chiuse, o non chiuse, chiuse ma non aperte, intendo punti senza gli spazi, quindi lo spazio e il punto, tutte queste cose qua. Andiamo a fare una prova. Mettiamo un po' di spazio a caso. Condivido lo schermo. Okay. Andiamo a mettere un po' di spazio a caso. Vuoto, Milano, al commento 18 marzo 2020.
Mettiamo uno spazio qua. Spazio. E oltre un 19. Le stringenti raccomandazioni di igiene e di distanza. Mettiamo un altro spazio qua. Spazio. Ne mettiamo un altro. Incompatibile con la OMI. Qua. Spazio. Ok, abbiamo messo un po' di spazi doppi. Adesso cosa facciamo? Andiamo a vedere un po' come funziona questa utility. Quindi andiamo all'inizio del documento, Control Home. Vuoto. E adesso con una combinazione di tasti che è Alt, Windows, I. I dovete pensarlo come I di incongruenza, inconsistenza, chiamatela come volete. Andremo a cercare tutte le cose nel documento che non vanno bene, che lui pensa che non vanno bene. Quindi Alt, Windows, I. Modifica font 15 punti, emergenza. Ecco, la prima modifica che lui ci ha detto è una modifica del font. Ovviamente noi possiamo personalizzare, se dopo vi interessa ve lo spiego come. Possiamo personalizzare che cosa lui deve considerare un'incongruenza e cosa no. In questo caso io ho tutto attivato, quindi tutte le modifiche al font me le segnala. Vado ancora avanti, Alt Windows Z. Modifica font 12 punti, grassetto, spazi multipli alla 96. Ecco, spazi multipli. Lui mi ha messo il cursore esattamente dove ci sono gli spazi multipli. E, spazio, spazio, L. Emergenza Vision, scorretto, Dept offre gratuitamente la licenza per lo spazio E, spazio, spazio, L. Ci sono due spazi, ne togliamo uno. Reward, spazio. Alt Windows di nuovo. Modifica font apice attivato esteso di... C'è un'attivazione di un apice, ancora. Modifica font apice disattivato. Termina, modifica font apice attivato. Modifica font apice, modifica font, modifica font. Spazi multipli alla 177. Ecco, ancora spazi multipli. Virgola, spazio, al commento 1, 8. Spazi multipli al spazio 2, spazio inserimento al commento 2, 0, 2. L'ho tolto anche qui. Space, modifica font 0, space, modifica font, tra, space, modif, space, mod, spazio, n, modifica font, modifica font, modifica font. Il resto sono tutte modifiche al font. Così facendo, io mi sono levato di torno tutti gli spazi doppi. Attenzione, from Elisa, Salvadori, Toi, Verione, che differenza c'è tra questa utility e il controllo ortografico? Andrea, hai da aggiungere qualcosa? No, c'era una domanda che ha un suo senso da parte di Elisa, cioè che differenza c'è tra questa utility e il controllo ortografico? Allora, il controllo ortografico è fatto per correggere la battitura e lo usano tutti. Il controllo ortografico però non prende in considerazione alcune cose che diciamo che per noi sono più difficili da beccare, ovvero gli spazi multipli, i punti sparsi, tutte queste cose qui. Perché potrebbero essere, secondo Word, appunto, delle cose volute. Metti che uno vuole fare un po' di spazi per distanziare, però per noi spesso è difficile trovarle con la sola sintesi. Allora Joe's hanno pensato bene di fare questa piccola cosa che ti consente di, appunto, di levare via, o almeno di trovare tutte queste cose, poi sarai tu a decidere, appunto, quali vuoi tenere e quali vuoi eliminare. Ovviamente ha i suoi limiti, perché ad esempio in un URL, se diciamo www.google.it, lui vede il punto senza lo spazio e ti dice ah, errore. Allora lì tu devi sapere che non è un errore. Per il momento è così, ma almeno ti dà una grossa mano a togliere tutte queste cose che non... che appunto potresti esserti... Attenzione, Giuseppe, ci sono domande su revisioni e commenti e questi ultimi aspetti che... ci ha fatto scoprire Tommaso? No. Bene, vuol dire che è chiaro per tutti. L'ultimo aspetto che invece... Come Lisa, Salvatore, poi Verione, possiamo vedere lo schema suoni? Ah, lo schema suoni. Ah, certo. Sì, certo, Tommy, vai. Vai con lo schema suoni. Allora, facciamo un bello schema suoni che ci dica... le revisioni, gli inserimenti e le eliminazioni attraverso dei rumori, attraverso dei suoni. Vuoto. Joe, sente ancora? Emergenza, eliminazione. Okay. Allora, per cominciare... Attenzione, from Nicola Ferrando, Toi Verione, c'è tanta carne al fuoco, nei prossimi giorni dovremo sperimentare. Le impostazioni, quindi insert più il tasto 6 del tasterino, della riga dei numeri. WRD centro impostazioni di Glass finestra di dialogo casella di ricerca editazione control più E. Ok, qua sono nella ricerca, scriverò attenzione from Sauro Toi Verione, la revisione funziona anche su Outlook. Sì, mi sembra di sì, anche su Outlook. Schemi per sintesi e suoni. Ok, allora vado giù di freccia, ho scritto schema, vado giù di freccia. Due risultati ricerca casella elenco schemi per sintesi e suoni. Modifica schemi punto 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 schemi per sintesi okay. E suoni. Modifica schemi, vado qua. Word classico modifica schemi finestra di dialogo seleziona schema casella combinata Word classico ALTPC. Poi mi chiede di selezionarne uno.
Se io invece voglio crearne uno nuovo, andrò di tab fino a sentire crea nuovo schema. Descrizione schema, modifica schema, selezione, salva schema, crea nuovo schema, pulsante, alt N. Ok, alt N posso anche fare, come avete sentito. Ovviamente lui mi creerà uno schema che è una cornucopia di quello che ho, quindi Word classico. Questo perché? Perché se io voglio semplicemente fare un nuovo schema con una o due cose diverse rispetto al normale, lo seleziono, faccio nuovo schema e poi vado a, diciamo così, vado a modificare solo quello che mi interessa. In questo caso, nel mio schema, io voglio solo le revisioni cambiare. Quindi farò crea nuovo schema. Modifica schemi Word classico, finestra di dialogo. Multiplet, modifica schema, finestra di dialogo. Generale pagina, descrizione schema, editazione, alt più D. Ok, adesso qui ho il mio nuovo schema. Per andare dove io posso modificare le revisioni, devo andare nelle schede, quindi dove ci sono generale, attributi, tutte queste cose qui. Andiamo col tab. Ok, pulsante, annulla pulsante, generale scheda. Ok, generale scheda, andiamo con la freccia destra. Ovviamente uno con control tab può fare la stessa cosa, ma ho preferito far così. Tipo di controllo scheda, stato del controllo scheda, attributi scheda. Attributi. Allora qui ci servono due cose, inserimento ed eliminazione. Andiamo di tab. List una visualizzazione ad elenco, leggi attributo, sto usando voce e messaggi. Attributi scheda, list una visualizzazione, predefinito ignora, apice leggi attributo, sto collegamento ipertestuale, led, eliminazione, leggi. Qua ci sono tutti, ecco, cominciamo con l'eliminazione. Come avete sentito, lui dice... Eliminazione, leggi attributo, sto usando voce e messaggi. Leggi attributo usando voce e messaggi. Quindi lui dirà proprio eliminazione, ma io voglio una cosa diversa, quindi premo tab. Leggi attributo, pulsante radio attivato, alt U. Ci sono dei pulsanti, io scelgo con le frecce, scelgo... riproduci suono. Leggi testo dell'attributo usando la voce pulsante radio, riproduci suono pulsante radio attivato, alt U. Riproduci suono. Andiamo di tab. Seleziona file WAV pulsante, alt U W. E qui scegliamo il file che vogliamo associarci. Modifica schema, multiplet, finestra di dialogo, seleziona suono, finestra di dialogo, list una visualizzazione ad elenco, ascend.wav. Qua ci sono vari suoni già forniti di fabbrica. Vlat2.wav, blinds.only.wav. Io voglio quello che si chiama descend, quindi premerò la D. TheAdBallClose.wav, TheAdBallDescend.wav. Possiamo ascoltare un esempio. Riproduci pulsante. Ci piace. Sfoglia punto 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 pulsante alt S. Sfoglia perché ovviamente possiamo farne uno noi. Ok pulsante. Okay. Modifica schema Word classico, finestra di dialogo. Multiplet, modifica schema, finestra di dialogo. Attributi pagina, seleziona file WAV pulsante alt più, riproduci suono pulsante RA, list una visualizzazione ad elenco. Eliminazione, riproduci suono descend.wav. Avete sentito? Abbiamo messo che l'eliminazione riprodurrà il suono descend.wav. Adesso con la I andremo ad inserimento. Inserimento, leggi attributo, sto usando voce e messaggi. Stessa cosa, tab. Leggi attributo pulsante radio attivato, alt U. Pulsanti radio, quindi frecce in alto in basso. Leggi testo dell'attributo, riproduci suono pulsante riproduci radio attivato. Cambiamo il suono. Seleziona file WAV pulsante. Modifica schema. E vogliamo ascend.wav. Ascend.wav. Riproduci pulsante. Vediamo se ci va bene. Perfetto. Sfoglia punto punto ok pulsante. Modifica schema Word classico, finestra di dialogo. Multiplet, modifica schema, finestra di dialogo. Attributi pagina. Abbiamo impostato il nostro schema. Adesso lo dobbiamo semplicemente nominare, quindi. Aggiungi pulsante, elimina pulsante, modifica pulsante, ok pulsante, annulla, attributi scheda, annulla, ok pulsante. Andiamo, ok. Doppia via R di centro impostazioni, attenzione, from Andrea Amaglio Toi Verione, ecco il link ai tasti di scelta, crea nuovo schema, elimina schema, ok pulsante, annulla, seleziona schema, descrizione schema, modifica schema, salva schema selezionato pulsante, alt U, salva schema corrente con nome pulsante, alt U. Salva schema corrente con nome. Modifica schema Word classico, finestra di dialogo, salva, attenzione, Virgilio Assuntiplet.smf, attenzione, Virgilio. Title non ci piace. UNTLD. Cancelliamo. Attenzione, revisione. Revisioni.smf, visualizza command char, visualizza modulo com, casella di tutte le posizioni fino classica a setting, annulla pulsante. Di salvataggio. Salva pulsante, alt S. Doppia via R di centro impostazioni di drafts, finestra di dialogo, Word classico, modifica schemi, finestra di dialogo, salva schema corrente con nome pulsante, alt. E abbiamo fatto, adesso diamo l'ok. Previsioni, modifica schemi, elimina schema, se, ok pulsante. Centro impostazioni di drafts, finestra di dialogo, volete rendere revisioni lo schema attivo per doppia via R di, sì pulsante, alt. Siamo di sì, dai, perché. Sì pulsante. Mi piace. Due risultati, ricerca casella elenco, modifica schema, ok. Editazione, applica pulsante, alt, ok comunicato stampa. Andiamo a vedere cosa succede. Vuoto. Emergenza, eliminazione, covid, termina. Lo dobbiamo cambiare. Selezione Word classico, R, revisioni. Per cambiare gli schemi si fa insert, alt, S. Ovviamente tutte queste combinazioni poi
le potrete vedere sia nel manuale, sia appunto ve le forniremo di volta in volta, non serve che ve le ricordiate tutte, però appunto giusto che sappiate che c'è questa possibilità. Revisioni. Prendiamo lo schema revisioni. Schema revisioni. Andiamo a vedere cosa succede. Vuoto. Emergenza Covid. Termina eliminazione 19. Un gesto concreto per i povedenti e ciechi. Ome. M. Se io vado di carattere in carattere, Milano. Sentite. E-M-E-R-G-E-N-Z-A spazio C-O-V-I-D. Termina eliminazione 1. Vision. Screen reader jobs. Apice. Registered. È vuoto. Milano. Al commento 18 marzo. Al commento 2020. Termina al commento. Ecco, io volendo potrei anche mettere un suono per i commenti. Adesso non l'ho fatto, però era giusto per farvi vedere. L'unica cosa che non si può fare, che mi sono accorto proprio di recente, è la possibilità di togliere il termina eliminazione, il termine inserimento. Questo ancora non è possibile farlo, ma credo che nel giro di poco, insomma, venga sistemato anche questo. Però, appunto, è molto comodo questo se state andando di parola in parola. Attenzione, per poter, appunto, sentire il suono, per sapere esattamente dove inizio o finisce un determinato inserimento o una eliminazione. Ok, domande su questi aspetti che abbiamo visto? Ho buttato lì nella chat il link all'elenco dei comandi appunto in italiano di Word rilasciata da Microsoft. Domande? Se no vediamo l'ultima cosa. Attenzione, from Daniele Toiverione, facciamo a leggere e copiare il tuo file nella chat. Facciamo a leggere e copiare il tuo file nella chat. Attenzione, from Daniele Toiverione. Come facciamo? Magari lo mando nella prossima newsletter come link per fare l'approfondimento, così ce l'abbiamo. Allora, l'ultima cosa che volevamo vedere per oggi, almeno che non ci siano domande su questi aspetti che abbiamo visto, è la collaborazione, ovvero abbiamo visto fino adesso come collaborare su un documento, diciamo, in tempistica diversa. Quindi io me la scrivo, mi scrivo il mio file di Word, lo invio per esempio a Tommaso che aggiunge revisioni e commenti, me lo rinoltra, io accetto o rifiuto alcuni commenti, alcune revisioni, mi leggo i commenti e gli rispondo e tutto questo funziona, diciamo, in tempistica diversa, nel senso che glielo invio, lo riceve e me lo rimanda e così via. Che va benissimo, per carità, abbiamo sempre lavorato così, ci mancherebbe. Però c'è un'ultima funzione che possiamo vedere, che è legata appunto alla possibilità che ci offre essenzialmente OneDrive, ovvero la possibilità di condividere un file. Adesso cerco di fare, perché non so come si esca. Allora, aspetta che non so come si riesca a condividere, visto che lo stavo condividendo Tommaso. Tommaso, riesci a sospendere la tua condivisione dello schermo? Perché sennò non so come lanciarla io. Tommy? Ehi ragazzi, fuori, scusate. Allora, adesso io sono io l'owner della conversazione e faccio lo screen della mia schermata. Mi sentite il mio Jaws? La sentite? Tommy, si sente? Va. Fai qualcosa? No. Ok.
Allora, devi fare share computer sound. Mail controls. Oh là. Alt tab, comunicato stamp vuoto, comunicato stampa punto docs trattino word, edizione. In che senso doppio? Mail controls. Sente sia il tuo altoparlante che quello che stai condividendo. Milano, un commento 18 marzo 2020, termina un commento trattino in queste settimane sono potenzialmente più di 360. Allora, mi spiace, non so come risolverla. Naturalmente poi adesso che devo parlare... Mia figlia ha deciso di venire qua a giocare, ovviamente. Scusate, è lo smart working, forse sarà smart per chi non ha figli a casa, diciamo così. Allora, la possibilità è questa. Io sono all'interno di un documento, è ancora il famoso documento su cui lavorava Tommaso, ma è casuale, ovviamente. Allora, vi faccio vedere qual è la funzione. Diciamo che vogliamo lavorare contestualmente a questo documento io e Tommaso. A questo punto vado con Alt ribbon superiore, ribbon F, sto lasciando il menu, sto lasciando il menu in questo caso Alt virgola F file, e poi c'è un'opzione che è condividi, ve la faccio sentire, salva, spero che... salva, esporta, condividi. Ok, condividi. A questo punto do invio. Casella elenco condividi. One drive trattino personale andrea.amaglio@gmail.com 1 di 1. Per spostarvi, okay, ad un elemento premete le frecce. Carica una copia del documento in OneDrive per condividerlo, quindi OneDrive personale. Ok, do invio. È in corso il caricamento di una copia del documento in OneDrive. Tra poco sarà possibile condividerlo. È in corso il caricamento di una copia del documento in OneDrive. Tra poco sarà possibile condividerlo. Blank FB uguale 1 e commerciale P uguale 0 e commerciale T uguale 0 e commerciale A uguale 0 e commerciale. Sembra Star Trek. C'è tutto l'eco tipo. Ok, allora qua la prima opzione è chiunque abbia il collegamento può modificare il documento, non c'è scritto ma lo specifico io, con un tab input per le persone con cui condividere, combo editazione usate JavaScript più Alt più M per spostarvi all'elemento controllato, per impostare il valore usate le frecce. Immetto il nessun risultato chiocciola nessun risultato v e i o n s d e p.it Tommaso chiocciola visionet.it input per le persone spazio Tommaso nessun risultato chioccio v e i o n d e p.it nessun.it suggerimenti di contatti di... Ok, input per le tab, immetti qui il messaggio facoltativo editazione digitate del testo d o c u e n o spazio e su spazio e a questo punto tab, invia pulsante invio del messaggio in corso punto 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 invio del messaggio in corso punto punto punto. Ok, a questo punto ho inviato un'email a Tommaso Escape. Che editazione. Avrà appunto il link attraverso il quale può fare due cose in realtà, può aprire il documento nella versione online di Word, quindi la versione che si utilizza attraverso un browser, o al contrario, una volta che appunto ho aperto questo link, sfogliare il primo menu che gli appare attraverso il browser, su cui c'è la possibilità di aprirlo sulla versione desktop di Word. Se Tommaso riesce a fare... Attenzione, cioccoluna, cioccoluna, as left emitting. Nel momento in cui Tommaso avrà aperto questo documento, anche lui, o che lo faccia online o che lo faccia attraverso il suo programma Word installato in locale, potremo lavorare contemporaneamente sullo stesso documento. La cosa... Attenzione, Giuseppe Trattino, Massimiliano Tralli... Attenzione, Giuseppe... La cosa... ieri abbiamo fatto alcuni test io e Tommaso, era la prima volta, non so per Tommaso, era la prima volta quantomeno per me che usavo questa funzione e è stato incredibile, nel senso che io vedevo addirittura proprio a schermo il cursore
di Tommaso che si spostava. Il cursore mio è un classico pipe, quindi una riga verticale che lampeggia. Il cursore di Tommaso era una riga verticale che non lampeggiava, ma di un certo colore, verde, se non ricordo male, con sopra una piccola T che identificava appunto Tommaso. E lo vedevo muoversi all'interno della schermata e quindi anche lui poteva, anche lui insieme a me, appunto, condividere. Attenzione, Giuseppe ha sentito. Non soltanto condividere il documento, ma lavorare insieme. Attenzione, Giuseppe. Ma lavorare insieme allo stesso tempo. E con la possibilità, magari, di essere anche appunto collegati con Zoom o collegati, ieri eravamo collegati con Zoom, ma uno poteva essere anche semplicemente una conversazione telefonica, voglio dire, si ha la possibilità di collaborare esattamente allo stesso documento nello stesso momento e quindi poter dire guarda Tommaso, vai alla riga 3, 4, all'inizio di quel paragrafo, ho scritto così, cosa ne pensi se lo modifico così? E lui può appunto vedere subito le mie modifiche, può dire no, io la scriverei così e riscriverla, io vedo subito le sue modifiche, queste non sono né revisioni né commenti, vediamo live come si evolve il documento in relazione a quello che scrive, cancella. Attenzione, modifiche, insomma, gli autori che sono in quel momento collegati. Adesso in questo preciso istante, per esempio, Tommaso si è collegato, io lo vedo che è posizionato sulla seconda riga del secondo paragrafo dove c'era scritta COVID-19. Non ho qui la possibilità di oltre 1,5 milioni di ipovedenti in Italia. Aspetta, Andrea, ferma la tua condivisione. Sì, adesso l'attivo io. Me lo devi far fare, però. Sì, un attimo. Vai. Ok. Ok. Passaggio da un programma all'altro. Attenzione, io ave stoppen Andrea Mario screen. Okay. Oltre 1 milione Milano. Vuoto. Comunicato stampa.docs Microsoft Word domine Microsoft Edge. Adesso io sono sul Word online. Milano e oltre 19. Il supporto online. Tu adesso fai qualcosa nel documento. Sentiamo cosa succede. Allora, io modifico la data. Quindi alla prima riga del secondo paragrafo. Oggi è il 7 aprile. Il supporto ostacoli. Andiamo a vedere se io riesco a sapere la sua modifica. Ed emergenza COVID. Attenzione, amministratore Lucia, vuoto. Ed emergenza. Visione Depth offre gratuitamente una licenza per l'editazione. Contiene screen reader jobs apice registered. Termina apice. Attenzione, Giuseppe. Vuoto. Milano, 18 marzo 2020. In queste settimane sono MILANO virus 1, 8. Vuoto. Milano 18 marzo 2020 non ha funzionato. l'ho fatta come revisione e non come cosa. Andrea Mario sta modificando questo paragrafo. Avete sentito cosa ha detto? Ok, vai. Vuoto. Milano 18 marzo 2020 in queste settimane spazio 8-1. Aspetta. Andrea, insomma. Modifica di tipo eliminazione. Andrea Mario, già attenzione. Giovanna Corraine has left M. 13 Milano, 18 marzo. Attenzione, Giovanna Corraine. No, vai lì. Milano, 18 marzo, 20.207 aprile 2020. In quest'M, ILANO, virus, fa 1, OTS, M, A, Z, O, S, 2, Z, 2, 7, S, A, T, S, P, R, I, L, E. Adesso si è aggiornato. Attenzione, 2020. Esatto. Attenzione, Giuseppe Lanzillo. Non ha detto... No, no, fai freccia su, freccia giù. Milano, 7 aprile 2020. Okay. Ecco. Adesso c'è stato qualche attimo di disallineamento. Esatto. Prova a scrivere qualcos'altro in giro, vediamo se lui ci continua a dire che cosa succede. Sì. Andrea Amaglio non sta più modificando questo paragrafo.
Sì, perché sto modificando, sto aggiungendo una riga sotto. Attenzione, Giuseppe Lanzillo ha selezionato okay. In fondo a questo paragrafo, Tommy, ho fatto... Oltre 1,5 milioni di ipovedenti in Italia costretti in casa per l'emergenza Covid. 19. Attenzione, 2 participants residan. Attenzione, 2 incompatibili con la loro possibilità di uscire di casa e poter contare sul supporto di un accompagnatore. Ecco che anche le più semplici ostacoli insormontabili. Commento. Giù. Inoltre supportiamo tutti i papà che devono imparare a fare le trecce alle figlie. Editazione contiene testo modificato. Okay. Io lascio la riunione perché insomma a tutto c'è un limite. No, però questa è appunto la scritta che io ho appena aggiunto e tempo qualche secondo davvero, il tempo insomma che anche su OneDrive venga aggiornato il salvato e aggiornato il file e in automatico anche Tommaso lo trova. E se io stessi modificando ancora quella frase... Ah, ti ho entrato io, scusa. No, vai. Attenzione, Giuseppe Lanzillo ha sentito. Vai. Non te lo legge più. Ti stava dicendo, Andrea sta modificando questa frase. Vabbè, ho aggiunto inoltre virgola, ma vabbè. Stato in ogni momento ostacoli. Inoltre supportiamo tutti i papà che devono imparare. Il supporto del PC diventa necessario per svolgere una serie di attività da quelle lavorative. Perché hai messo la... L'ho messa dopo inoltre. In modalità di supporto inoltre. Inoltre supportiamo tutti i papà che devono imparare a fare le trecce alle figlie. Okay. Editazione contiene testo. Vabbè, comunque questo è un modo nuovo di nuovo, insomma, sì, nuovo di collaborare ed è molto, molto, molto interessante se c'è l'esigenza appunto e se c'è la possibilità, perché bisogna collaborare contestualmente, quindi dobbiamo essere tutti e due di fronte al PC, collegati in internet e avere tempo di lavorare su quel documento, però è un modo estremamente interessante e anche molto comodo per lavorare su uno stesso documento senza avere le attese e i ritardi dovuti al fatto che te lo devo inviare, devi fare la revisione o commentarmelo, reinviarmelo, io devo salvarmelo in locale, poterlo rileggere e così via. Invece in questo modo, attraverso questi nuovi strumenti o banalmente essendo collegati anche durante una conversazione telefonica, io ho la possibilità di vedere e lavorare insieme a te su uno stesso documento con ritardi di veramente pochissimi secondi. Volevo dare la parola a Massimiliano José che chiede la parola. Allora, aspetta che gliela do. Sempre. Attenzione, from Daniele Toiverione, breve riassunto di questa ultima parte, grazie. Ah no, non c'ho... non attenzione, ho... Giuseppe Lanzillo has left the writing room. Reclaim host. Vediamo. Ok. José, te la parola. Attenzione, amministratore Lucia. Niente, in realtà avete già risposto perché volevo chiedere per quanto riguarda la versione di Office Online se era gestibile, accessibile, ma direi che mi avete appena dimostrato di sì. Grazie. L'abbiamo gestita. Grazie mille, scusate. Niente. Sono stato precipitoso. No, tra l'altro, appunto, Tommaso, che adesso sta condividendo il suo schermo, vedo che sta usando appunto la versione di Office Online. In realtà, come dicevo prima, si potrebbe anche aprire, anzi, non si potrebbe. Io sto lavorando sullo stesso documento su cui sta lavorando in questo momento Tommaso, ma io sto usando non la versione online di Office, quindi non la versione che si utilizza attraverso un browser, ma la versione desktop, che è il motivo per cui probabilmente c'è un leggero ritardo, penso. Se lavorassimo probabilmente tutti e due sulla versione online, probabilmente sarebbe più veloce. Attenzione, Lucas, attenzione, from Nicola Ferrando Toiverione, grazie per questa dimostrazione. Forse molti di noi non avranno mai bisogno di utilizzare questa modalità di collaborazione, ma è bello sapere che Jaws la supporta. Sì. Tra l'altro non so se... la supporta, ma non da molto, Cioè, dall'ultima build della 2019 mi ricordo che l'hanno fatto, ma fino a poco tempo fa non si poteva fare questa cosa. Sì, è da poco che hanno aggiunto queste... Attenzione, from Marco Gerometta Toiverione, per accedere ad Office Online. Allora, accedere a Office Online... Tutti quelli che hanno una... un abbonamento a Office 365 hanno anche incluso Office Online.
Altra modalità credo che non ci sia. Ah no, no, scusami, no, ho detto una stupidaggine, Marco. Se non ricordo male, ma dopo lo vado a verificare, l'Office Online è a titolo gratuito, tutti quelli che si registrano possono usarlo, è assolutamente a titolo gratuito, basta una registrazione gratuito sul sito di Microsoft e poi accedere a tutte le versioni online del pacchetto Office. Se non è cambiato è ancora così. Attenzione, from Marco Geronetta, ah, Verione, ok, ma qual è la procedura per accedere? La procedura per accedere, tu vai sul tuo account Microsoft, quindi vai su office.com, ti loghi e dopo lì vedrai tutti i tuoi documenti e se ne schiacci uno si aprirà la relativa app di Office, quindi Office, Excel, Word o PowerPoint con il documento che hai scelto. Quindi tu vedrai tutti i tuoi documenti caricati sul tuo spazio personale e si aprirà la relativa app di Office Online. Sì, ed è molto bello perché hai appunto tutte le utility di Office, incluso anche Outlook, per esempio. In quel caso però, se non ricordo male, puoi usare soltanto le caselle di posta dentro Outlook.com. Però, sì. Però è molto, molto bello. Non ti aspettare la risposta mega rapida che Jaws ha in Word per desktop. È un po' più lento perché devi far conto che è dentro un browser. Però comunque ciò non toglie che si possa utilizzare benissimo. Sì, inoltre, accompagnati con 10 volt, screen, emergenti, non va mica tanto male. Screen, oltre Giuseppe, inoltre, vai. In modalità sociale, posto UNS, EID, Office, OEDN. Giuseppe, Napoli. Volevo salutare perché sono arrivato da poco. Ah, ciao, mi spiace. Poi volevo dire che Office 360, cioè, sì, insomma, Microsoft 365, ti regala un tera addirittura, cioè 1000 giga. Io ce l'ho. Sì, su OneDrive. Attenzione, Romeo Cola Ferrando Toi Verione, quando si usa Office Online nel browser bisogna tenere presente che i tasti funzione vengono intercettati dall'applicazione, quindi ad espremento fin non vai sulla barra dell'indirizzo ma sul bon dell'applicazione che stai usando. Però in quel momento. È una cosa, quando voi muovete il computer, già fa un casino infernale. Come si può fare per togliere la voce? È perché non mi ricordo. È perché in questo caso è Tommaso che ce l'ha. Sì, adesso io ho provato a togliere Jaws, no? Sì. Ma il Jaws di Tommaso no, è lo stesso, insomma. Vai, insomma. Adesso l'ho zittito, adesso non l'ho sentito. No, scusa, fai pure. Vai tranquillo, vai tranquillo. Comunque noi con questo abbiamo, adesso lasciamo un po' di spazio ad altre domande eventualmente che ci sono, ma io direi che ho fatto una carrellata di tutto un po' di quello che avevo programmato di dire quest'oggi. Sì. Sì, assolutamente sì, due cose. Nicola scriveva che i comandi vengono intercettati dal browser, ovviamente, sì. Beh, l'Office Online è all'interno di un browser, quindi vengono intercettati in modo diverso. Se vuoi la mia opinione, Office Online è molto bello per un sacco di aspetti, primo fra i quali il fatto che sia gratuito e non è poco. Certamente da utente Jaws è più comodo lavorare offline con il Word installato offline, insomma, ma questo è un mio parere. Lavorare dentro un browser è lavorare dentro un browser, quindi è una cosa diversa. La registrazione di questa puntata, se ha funzionato, e spero di sì, come la registrazione della precedente, la trovate sul nostro canale YouTube. Vi dovrei, nell'ultima newsletter ho inviato il link al canale YouTube, se lo preciserò anche nella prossima newsletter. Fabrizio Marini, a te la parola. Allora, due domande. Esco appena appena d'argomento. La prima è questa. Vedevo che mi sembrava di vedere che Tommaso, insomma, utilizzando il ribbon di Word, non usava i comandi del ribbon virtuale che invece Jaws possiede. Quindi volevo approfittare per chiedervi, insomma, se avete qualche idea su quale delle due modalità sia migliore
rispetto all'altra, insomma, se il virtuale oppure lo standard. E la seconda domanda riguarda proprio questa applicazione qui, Zoom. Mi sembrava di aver letto che c'era in giro qualche script che consentiva di non far ascoltare durante la condivisione dello schermo i messaggi delle chat. Volevo sapere se avete qualche notizia su questo, perché effettivamente se una persona come noi tiene una presentazione e condivide lo schermo, che si ascoltino le chat, insomma, comincia a diventare probabilmente un problema, soprattutto se chi ascolta non è nella nostra condizione. E grazie. Allora cerco di rispondere io, poi magari Tommaso mi dà una mano. Sulla versione online, offline, io trovo che sia molto 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 utile la versione online e il sapere poter utilizzarla, e mi leggo anche a quello che stava dicendo prima Giuseppe, cioè il fatto che io salvi o possa salvare in automatico qualunque mio documento, qualunque documento all'interno di Office, quindi anche Excel, PowerPoint e così via, sul mio OneDrive, vuol dire che nel momento in cui io sono in qualunque parte del mondo, ma ho di fronte a me un computer collegato in internet, vado su office.com e accedo al mio account, apro Word, che in tutto e per tutto, come layout intendo, ha, insomma, in tutto e per tutto forse no, ma comunque ha le stesse funzioni del mio Word installato a casa mia, e posso senza problemi aprire quel documento che avevo salvato su OneDrive. Questa secondo me è una possibilità incredibile, incredibile. E il fatto che sia accessibile da JAWS vuol dire che se io ho la possibilità su questo computer remoto di installarmi una versione di JAWS, posso tranquillamente utilizzare e rivedere, riscrivere, correggere quel documento di Word in questo caso, e rivederlo, scriverlo, stamparlo, posso farci qualunque cosa come se avessi il mio computer di casa. Questo è impareggiabile ed è una cosa che funziona estremamente, estremamente bene, davvero estremamente bene. Per quanto riguarda la risposta, se è meglio uno o l'altro, Tommy diceva prima che tutto sommato la risposta di JAWS anche sull'Office Online è abbastanza veloce, quindi non ci sono dei ritardi che ci aspettavamo. Questo però dipende anche dalla velocità di accesso a internet. In quanto a comodità, adesso Tommy magari lasciate la parola, però io credo che sia più comodo utilizzare la versione desktop installata in locale, onestamente. Assolutamente, anche perché il Ribbon con la versione online è un po' più problematico, si usa, ma insomma. Mi sentite ancora? Sì, non okay. Tutto. No, scusa, forse mi sono spiegato male. Io chiedevo se in generale è più efficiente utilizzare il Ribbon virtuale di JAWS oppure lasciarlo disattivato e usare i comandi da tastiera che da Word. Allora, lì è un trade-off, diciamo. Se tu usi i Ribbon virtualizzati, devi sapere che non hai più a disposizione i tasti rapidi tipo Alt R, P, U, per capirci. Se tu te li ricordi, io no. Sì, ok, neanche io. Allora, detto ciò, i Ribbon virtualizzati possono essere una buona cosa. A volte fanno i capricci, c'è da dirlo. Quindi, in tal caso... Sì, è vero. Però comunque... Io ti consiglio di imparare comunque i Ribbon normali, perché metti una volta che JAWS ti crasha e devi utilizzare, che ne so, Narrator, per qualche motivo che hai sfiga proprio, è giusto che insomma uno sappia usare i Ribbon normali proprio per in extremis non, diciamo, dipendere in tutto e per tutto da una cosa che potresti non avere. Detto ciò, i Ribbon virtuali sono comodissimi. Ok. Avevi un'altra domanda, Fabrizio, se non ricordo male. Sì, avevo chiesto se siete a conoscenza di qualche script per Zoom che sì. Quella cosa là. Sì, ne sono a conoscenza. Un amico mi ha accennato che me li avrebbe girati, ma poi si è dimenticato di farlo, perché così non mi pensa mai. Allora. Leggevo proprio da voi, mi pare sul sito vostro, che ci sono alcune cose che sono gratuite in JAWS 2020, forse ricordo sì, male. C'è una base che è gratuita, ma per avere la funzione che dici tu devi andare nel sito del produttore di questi script, che è Brian Hargen, sì. Che offre degli script a pagamento, che adesso non mi ricordo più quanto costano, che me li dovrò prendere prima o poi, che servono appunto per chi fa l'host della riunione, e tra le funzioni c'è appunto quella di togliere gli alert. Ok. Sì, grazie.
invece gli script che mi girava un amico non sono questi a pagamento, sono degli script sviluppati, se non ricordo male, da un italiano, e vedremo cosa fare. In questo momento per noi risulta impossibile quasi integrare degli script nell'installer, degli script che non siano quelli, diciamo, originali, nell'installer di JAWS italiano, perché da ormai un annetto siamo entrati in questa in questo processo di produzione di JAWS che ci ha portato vantaggi e svantaggi. Il vantaggio è che sicuramente che siamo allineatissimi con la versione americana, quindi la versione più aggiornata. Lo svantaggio è che non possiamo più rivedere, correggere e alcune volte anche modificare alcuni script, alcuni parametri, diciamo, che prima potevamo fare, perché rilasciavamo noi una versione nostra compilandola e facendo quant'altro. È risvolto in Italia, non so cosa dire. Infatti tanta gente, no, mi chiedeva: perché voi siete in là, perché non rilasciate subito? La risposta era semplice, perché una volta tu, se c'era un problema che riguardava solo la localizzazione italiana, tu potevi dire ok, risolviamo, e quando siamo noi sicuri che è pronta per il mercato italiano, si manda fuori. Adesso questa cosa non c'è più possibile farla, perché una volta che loro mettono fuori una build nuova, anche noi siamo dentro. Sì, sì, ci sono dei pro e dei contro, no? Non voglio dire che vada tutto bene, vada tutto male, no? Tanto non è importante. Chiedeva Danilo, Tommy, una volta attivato l'analizzatore testo, una volta attivato con Windows Alt e la I, cosa succede? Le frasi varie e incongruenze vengono messe nell'elenco e si scorrono con le frecce? No, tu Windows Alt I ti serve per andare avanti alla prossima incongruenza, e se ci metti anche lo shift va a quella prima, a quella precedente. Se tu invece vuoi che durante lo scorrimento del documento ti dica, appena incontra un errore, ti faccio sentire come fare. Lo schermo, vediamo di condividerlo. Ah, mi devi dare la possibilità di... Arrivo. Ok, andiamo nel documento. Passaggio da un programma all'altro. Comunicato stampa.docs Microsoft Word domine. Posta in arrivo. Comunicato stampa.docs Word. Ok. Comunicato andiamo a fare insert V, che sono le nostre impostazioni rapide. Impostazioni rapide Word, finestra di dialogo, casella di ricerca, editazione, CTRL più E. Scriviamo analyze. Andiamo giù di freccia. Un risultato di ricerca, casella elenco, analizzatore testo disattivato, opzioni di lettura. Questo è disattivato perché di base lui non te lo segnala automaticamente quando scorri riga per riga. Ma se io vado con lo spazio a cambiare questa cosa... Spazio indica con suono 2 di qua, spazio leggi conteggio, spazio descrivi incongruenze 4. Facciamo che io voglio un suono. Spazio indica con suono 2, casella di... Ok, il pulsante, spazio editazione. E andiamo a vedere un po'. Vuoto, emergenza COVID, termina eliminazione. Avete sentito questo mi? Vuoto, emergenza COVID. Vuol dire che c'è un'incongruenza. In questa modalità ovviamente io non so quale è, però se io voglio potrei anche fare in modo che lui me lo dicesse. Quindi quando io mi sposto potrei farmi dire: guarda che qui ci sono degli spazi di troppo, qui c'è un punto che non ci va, qui c'è una parentesi graffa da sola o una parentesi che non è stata chiusa e avanti. Quindi puoi scegliere, puoi o fare Alt Windows E e andare di incongruenza in incongruenza, quindi ciclare, scorrere, oppure con questa modalità che ti ho appena mostrato, tu puoi dirgli: dimmi tutto mentre scorro il documento. Non c'è, che io sappia, una modalità per fare tutte le incongruenze nel documento. Questo sarebbe interessante da proporre, in effetti. Ah. Sì. Sì, forse sì. Sì. Sì, forse cosa sì. Dici tu, Andrea? Sì, forse sì. Sì, attenzione, from Danilo Toy Verione, ok, perfetto, bella anche l'opzione suoni. Sì, sì, si può proporre. Allora, no, Barbara, no, nella versione online non si può visualizzare la lista delle intestazioni del documento come si fa sulla versione desktop. No. No, no. No, no, chiaramente, per quello che dicevamo con Tommaso, seppur la risposta di Jose è abbastanza rapida nella versione online, ci sono dei limiti legati al fatto che stai utilizzando, alla fine il programma che tu stai utilizzando è un browser, non è Word
o Excel, è un browser, e quindi hai i limiti e anche i pro di usare un browser. Secondo me il vero pro della versione online di Office è la possibilità in maniera trasparente di aprire un documento che ti sei aperto, che ti sei, scusami, come provenire da Salvador Toio per arrivare ai messaggi di questa app, quando si riesce ad andare sulla tecnologia, si riesce anche a selezionare i singoli messaggi e a copiarli, ma poi in Word non te li incolla, punto, punto, punto. La possibilità con l'Office Online di aprirti un qualunque documento tu hai salvato in OneDrive come se l'avessi... Alta, ribbon superiore. Questo secondo me è veramente una cosa impareggiabile, incredibile. La versione tradotta in Italia. Sì, Mattia, sì, non da sempre così. Anzi, tra l'altro c'è qualcheduno che mi riferisce che il supporto anche dato dal distributore svizzero sulla versione italiana non sia molto puntuale, preciso, perché loro molto spesso non conoscono l'italiano molto bene, insomma, e sicuramente non hanno le versioni italiane dei vari software, però questo è, insomma, la Svizzera è un'altra nazione rispetto all'Italia e quindi hanno un altro distributore rispetto a noi. Poi per certi aspetti saranno più bravi di noi e per certi altri no, perché insomma, non è che siamo perfetti. Elisa, per copiare i vari messaggi di questa chat con lo Shift Tab si riesce ad andare sulla cronologia, si riesce anche a selezionare i singoli messaggi e a copiarli, ma poi in Word non te li incontra. Non lo so. Andrea. Non lo so questa cosa. Dimmi, Tommy. Devo andare assolutamente. Sì, anche io. Ho visto che non ci sono altre domande. Attenzione, vi saluto. Alcini, Massimo. Vai. Alcini, Massimo, Alcini. Vai, Alcini. Andrea, ho delle bambine in casa, no? Spesso disattivano la sintesi di JAWS. Sì. E non mi ricordo il tasto per attivarle la tastiera. Allora, non c'è un tasto univoco in realtà, nel senso che sei tu che lo puoi dedicare, come dire, selezionando l'icona di JAWS sul desktop, quindi sì. Menu contestuale e c'è tasto di scelta rapida. E lì attenzione, Paolo, left, left, left. Attenzione, from Marco Gerometta, Toio Verione. Ok, signori, è stata una lezione super interessante. Per stasera vi devo lasciare, tenetemi aggiornato su nuove iniziative. Grazie a tutti e barri, tanti auguri di buona Pasqua. La condivisione. Sì, adesso arrivo. Grazie, scusami. Ciao. Ci si sente presto. Ciao Tommy, prestissimo. Ciao. Quindi scusami Massimo, sì, devi selezionare l'icona sul desktop di JAWS, tasto destro, menu contestuale, tasti di scelta rapida e seleziona una combinazione di tasti a te è comoda. Noi suggeriamo Ctrl-Alt-J perché è quella che ci viene più. Ctrl-Alt-J, infatti. Però la scegli tu, eh. Cioè, se tu vuoi fare Ctrl-Alt-Z, usa Ctrl-Alt-Z. Grazie mille, Andrea, gentilissimo. Figurati. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti.